persona che conosce la scrittura antica, infatti dice: ma che cosa stai dicendo? Da Nazareth, papà gli dice una cosa di buona. Infatti sapete che Nazareth non è mai nominato nell'Antico Testamento. E Filippo a questo punto non cerca di spiegare quello che gli era successo, come era fatta questa persona, in che cosa consistesse la sua profondità, la sua, anche il suo interesse, perché era una persona veramente affascinante. Non gli dice c'è tutto questo, ma gli dice: vieni e vieni, fai due esperienze, vieni, accosta. Il primo aspetto è questo, poi guarda, sperimenta lo stesso personalmente. In effetti, carissimi cristiani, quando si vuole incontrare Gesù realmente e profondamente, i ragionamenti contano poco, e anche le testimonianze degli altri. L'importante è che ciascuno si renda conto personalmente, concretamente, chi è questa persona stupenda che è Cristo di Nazareth. Quindi Natanaele era una persona che esigeva invece un certo schematismo intellettuale, e quindi rimane sconcertato, critico, però cede all'invito, viene e in effetti si accosta a Gesù, ha messo Gesù, e Gesù vede già da lontano e fa di lui questa espressione: davvero questo è un'estrema vita in cui non c'è falsità. Fa una manifestazione che lui, Gesù, conosce da Natanaele, nel profondo del suo animo, e fa questa dichiarazione sincera, vera, perché ci sono c'era risolto, non era una adorazione, era un fatto veramente vero, che ha toccato il cuore di Natanaele e si è sentito veramente commosso dentro di sé. E dice: ma come fai a dirmi queste cose? Non mi conosci. Se le due volte che ci vediamo, ecco quel potere introspettivo di Gesù, che era anche quello di Padre mio. Dice: prima che Filippo ti chiamasse, tu visto il fico, cioè manifesta la sua visione profetica. Non era lì Gesù, non era presente, eppure l'aveva vista. A questo punto Natanaele cede e ogni sua resistenza scade, si prostra, anche lui ha capito chi è Gesù di Nazareth, ha percepito, ha visto e si è reso conto della luminosità di questa persona, per cui fa quella bellissima professione di fede, Rabbì, maestro, lo chiama maestro, e dice, quasi fa una confessione come ha fatto Pietro: tu sei figlio di Dio, primo aspetto, dunque coglie la divinità di Gesù. Secondo aspetto, tu sei il re di Israele, cioè il Messia, colui che attenderà, il discendente di Davide, re di Israele. Quindi fa una confessione così luminosa, così precisa, che veramente è la sintesi del testamento di Cristo. Questo dunque è Natanaele. Io dicevo, c'è una certa somiglianza con la figura di Padre mio, perché molti che venivano qui erano scettici, anche loro credevano che fossero le sue manifestazioni, espressioni di fanatismo, di esaltazione da parte della forma, di autosuggestione, e vennero anche studiosi come il padre Gelelli, psicologo Gelelli, psicologo il quale anche lui francescano voleva salutare
nostro modo di considerare le persone che è molto ristretto. E allora rischiamo che anche nei confronti di Gesù noi non riusciamo ad amarlo pienamente perché non riusciamo a capirlo, ma non perché lui non si manifesta, ma perché noi vogliamo che si manifesti dentro i nostri sé. Se la sua manifestazione, le sue parole corrispondono a quello che io penso, credo. Se invece non corrispondono, non mi tocca. Ecco l'impedimento in cui noi cristiani spesso cadiamo. Vogliamo un'immagine, un concetto di Gesù a nostro uso, a nostro bisogno, a nostro uso e consumo, piuttosto che il contrario. Allargare la nostra visione a quella sua, non restringere la sua. E questo lo facciamo con Dio, lo facciamo con gli altri, con noi stessi. Vogliamo mostrare tutto secondo il nostro soggettivo modo di vedere. Ed è un imprigionamento forte che dovremmo veramente sbloccare. Mi voglio che io possa conoscere Gesù com'è, possa sentire il suo amore com'è, non come lo vuole, possa anche accettare il suo improprio, la sua esortazione, come vuole lui, non come il suo perdono, la sua misericordia, la sua giustizia divina. Aderire a lui così come lui è, assecondando nella sua realtà più bella, più profonda, più preziosa, più fruttuosa, allora è il cristianesimo, diventa esplosione di luce, di amore, non per noi e per gli altri. Infatti, conclude il brano, perché ti ho detto che ti avevo messo sotto il fico, credi? Fondazione di Dacia, mi dice questo. Allora, di momento, ecco come l'orizzonte si apre. Se noi, come dicevo, ci lasciamo condurre da Gesù, ci lasciamo abbracciare dal suo amore, sciogliamo i nostri schemi interiori, li buttiamo via da via, che ci impediscono di incontrare di lui, cosa dice di fronte a lei? Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio del corpo. Cioè vedrete questo nuovo mondo in cui il cielo si comunica alla terra e la terra si comunica in noi al cielo attraverso la redenzione del genere. Cioè vi fa capire che con lui, con Cristo, avviene questa svolta enorme della storia, della salvezza. Il cielo non più rimane distaccato più su se stesso, nella terra rimane imprigionato dentro la bolla simpatica, piccola e per